Tutti! Che palle, devo sempre rompere le scatole quando registro i video. Pronto? Chi parla? La boutique di Chanel? Sì, buongiorno. Mi sa che avete sbagliato numero. Però, mi dica... Turlino? Sì, abita qua Turlino. Cosa ha fatto? Come un mandato di cattura? In che senso? Ha rubato degli articoli di pelletteria e si è fatto pure il sacchetto da solo senza pagare e se n'è andato? Ma com'è possibile? Sì, no, no, guardi, non chiamare, non chiami le autorità, ci penso io, riporterò le cose domani stesso in boutique. Va bene? Ah, avete messo quindi in tutti gli Chanel del mondo una foto di Turlino con una X sopra? Non gli farà molto piacere questa cosa, però va bene, ne tengo atto. Sì, come ha fatto a farsi il pacchetto da solo? Ma scusate, ma voi non l'avete controllato? Ah, vi ha legato e imbavagliato, benissimo. No, no, faccio... no, cerco di risolvere da solo questa cosa. Sì, bene, bene, grazie, arrivederci. Turlino? Turlino, dove sei? Addirittura il mandato di cattura da via Monte Napoleone, dove sei? Turlino? Non ci sono! Chissà perché la versione criminale di Turlino non è una così alta sorpresa, me l'aspettavo che si andasse a parare in questo territorio. Mettiti qua sugli spalti, Turlino, fino a che non sei in gattabuia. E Manila non è una referenza a te, mi raccomando. Ho in fondo almeno un po' più di coraggio, di autostima, queste trescine e trescini afflitti dal trash amore. No, siccome si va nel crime, ci tengo a precisare che in realtà il sacchetto non se l'è fatto Turlino, anzi, qua devo citare e salutare una trescina perché mi è capitato di andare alla boutique di Chanel Beauty che c'è in Galleria Milano ad annusare i profumi della linea esclusiva e lì ci lavora la trescina Antonella, quindi le mando un grande bacione. E grazie mille per avermi assistito nella annusare profumi a tutto spiano, quindi adoro tutto. Vabbè, quindi il sacchetto fortunatamente non è oggetto di crimine da parte di Turlino. E detto ciò, però bando alle ciance perché oggi è martedì, il che significa fuma Cupido risolve! Ovvero l'unica rubrica colpi di subdola, bacio, bacio, lascialo, risolvere tutti i passi per il trash, ma sono poche semplici mosse. Per partecipare a Fumacupido è molto semplice, mail, solo mail, no, da lettera, Instagram, no, Twitter, no, costruiti privati, mail, come nel 95, con l'oggetto Fumacupido! Fumacupido poi l'oggetto da utilizzare in caso di questione analoghe a quelle che abbiamo già risolto, e quelle che abbiamo già risolto, ma i commenti seguenti consigli. Nick, ne lasciamo solo per mantenere animato, mail, no, troppo lunghe, puzzare, sentire la questione, prontate su problemi originali, meglio se originali, divertenti, anche se a volte Fumacupido si utilizza in intensità. Pazzi, tante mail, tantissime mail, puntate la sintesi della questione, mail non troppo lunghe, mi raccomando, e pazzi, tante mail, erano un sacco, e detto ciò che vedrete tutte le regole del Fumacupido, se non state qualcuno, ma le sapete a memoria, quindi possiamo lanciarci, e quindi iniziamo! E iniziamo subito da chi sei tu? Orlanda. Ok, sono andata a trovare una mia amica che abita in un'altra città. Lei doveva però lavorare, e quindi ha chiesto a un suo amico di accompagnarmi in giro quando lei non poteva. Chiameremo questo ragazzo Udinì perché è scomparso. Fin da subito mi è sembrato ci fosse molta chimica. Lui mi ha anche fatto dei complimenti sia all'aspetto fisico che alla personalità. Finché sono stata in quella città tutto bene. Poi, da quando sono tornata a casa, non mi ha più scritto. Mi aveva scritto l'ultima sera che ero lì, gli avevo risposto, non ho mai ricevuto risposta. Ok, io ho presa molto male perché sinceramente non me lo aspettavo, ritengo che se una persona ti interessa, rispondi ai messaggi e provi a portare avanti una conversazione. Da notare che mentre eravamo insieme ho potuto constatare che è un ragazzo che sta molto al cellulare a rispondere ai messaggi. Passati diversi giorni, Udinì mi chiama per chiarire un piccolo malinteso che si era creato con la mia amica. Una sciocchezza, niente di che. È sembrato gentile e simpatico come al solito, abbiamo fatto due chiacchiere, poi è scomparso di nuovo. Adesso sono giorni e giorni che non mi scrive.
Io vengo da una storia molto dolorosa in cui non ricevevo dal mio fidanzato le attenzioni che volevo. Dovevo pregarlo di scrivermi e avere un dialogo con me per poi scoprire che aveva un amante e con lei non aveva nessun problema a scambiarsi messaggini su messaggini. Sono una persona piena di prosciutti sugli occhi che non vede i campanelli d'allarme nemmeno se sono a un chilometro dal naso. E quindi non capisco se Houdini è semplicemente impegnato o se non è minimamente interessato nemmeno a una conoscenza. In questo caso farei molto fatica a capire quei giorni passati insieme. Sono scema, ma fino a un certo punto. Fuma Cupido, aiutami tu. Allora, carissima Orlanda, secondo me devi prenderla un attimo con più leggerezza, perché già il fatto che tu sì, sei reduce da una storia d'amore dove eri tu a pregare il fidanzato di scriverti, cioè per me questo è già un campanello allarme, proprio allarme, cioè già il fatto che ci sia rimasta insieme nonostante lui non ti scrivesse e scriveva messaggini all'amante, allarme totale. Però, nonostante tu fossi scottata, tu sia scottata da questa storia precedente che fortunatamente hai chiuso, io vivrei con più leggerezza comunque le situazioni che stai costruendo adesso, perché Houdini, secondo me, ok, magari non ti scrive, non ti risponde come vorresti, è vero che magari è un ragazzo che sta tanto al telefono, però comunque non si è creata ancora una base solida per cui deve costruire per forza qualcosa o comunque essere sempre al telefono. Cioè, nel senso, io non mi fascerei la testa per un ragazzo che sì, per carità, cioè ha avuto a che fare per qualche giorno, però allo stesso tempo non hai costruito niente di concreto con lui. Secondo me adesso tu sei in una fase in cui comunque, se ti interessa questo ragazzo, devi un attimo uscirci quando si presenta l'occasione, anche complici i giorni che avete già passato, quando si crea qualcosa, quando lui ha bisogno di sentirti, ti scrive. Poi capisco che non è quello che cerchi, ma comunque siete in una fase talmente preliminare di un eventuale rapporto futuro che sì, il fatto che lui non ti scriva adesso è un po' un segnale del fatto che probabilmente o lui non è, pur usando tanto il telefono, non è uno a cui piace avere conversazioni su WhatsApp. E io sono un po' così, sinceramente, quindi capisco anche chi non sta dietro ai messaggi. A me non piace messaggiare per niente, cerco di usare WhatsApp il meno possibile, quindi capisco che magari, e pur usando tanto il telefono, perché uso tanto il telefono per lavoro, ma lo uso anche per fare ricerche, per cercare le cose che mi piacciono, anche per usare i social, per carità. Però proprio l'idea di messaggiare mi mette ansia perché odio le notifiche, le detesto, le posso vedere. Quindi posso capire chi magari usa tanto il telefono ma non risponde ai messaggi. Magari Houdini è così, magari semplicemente non è al momento interessato o non è spinto a tenere una conversazione lunga, però in realtà quando ti piace qualcuno, anche se non messaggi, di solito comunque mandi avanti una conversazione per conoscere un po' più a fondo quella persona. Però non si è ancora, secondo me, creata quell'atmosfera per cui siete una coppia, nel senso, o comunque c'è un interesse di coppia. Secondo me adesso tu devi viverla in modo molto scialla e a mio parere non devi comunque entrare nella trappola del sono io che gli scrivo, lo prego di scrivermi, perché tu gli hai già scritto e non ti ha risposto. Poi ti ha cercato per chiamarti dell'amica, per chiederti dell'amica, per carità, va bene, però secondo me devi anche capire quanto lui ha bisogno di sentirti. Però se non ti scrive, non fasciarti la testa al momento, perché non si è ancora creato veramente qualcosa di forte. Secondo me devi comunque cogliere quelle occasioni quando si presenta il momento di eventualmente uscire assieme e di conoscersi, di parlarsi e via dicendo. Però non fasciarti la testa, cioè, e non scrivergli tu per prima, secondo me, al momento. Cioè, devi anche spingerlo a cercarti nel caso in cui lui abbia bisogno di sentirti. Però non vivere questa cosa che non è ancora una storia come qualcosa di ah, perché non mi scrive, cosa succede? Cioè, secondo me, la trappola è un po' anche quello che hai vissuto. Secondo me devi anche essere, devi anche giocare, studiare un po' la situazione per prendere il fatto che qualcuno non ti dia attenzioni, quelle che vorresti, come tuo punto di forza, nel senso che dovresti anche imparare a farti un pochino desiderare, probabilmente. Mentre se anche un ragazzo potenzialmente è interessato a te, se gli stai troppo addosso, magari anche innocentemente,
un attimo respingi. Invece, secondo me, se ti fai sentire quel poco giusto qualche volta, in questo caso io ti direi non scrivergli per un po', perché comunque tende a non rispondere. Quindi gioca un po' con farti sentire per ricordare che esisti, però fatti un po' desiderare, questo è un po' il mood. Però adesso siete in una fase talmente preliminare che secondo me è necessario che tu ci esca ancora qualche volta quando si presenta l'occasione, però non è che è scomparso, cioè comunque sa che esisti e secondo me devi solo giocare un po' a tuo vantaggio i momenti prossimi in cui lo vedrai, questo è il mio consiglio. Però fammi sapere, cara Orlanda, come evolvono le cose, perché ammetto potrebbe non essere semplice. Detto ciò, io aspetto i tuoi aggiornamenti, trescine e trescine in ascolto, fate sentire anche la vostra voce qui, con consigli mirati ad Orlanda. Io intanto ti mando un bacione, fammi sapere come va, aspetto tue. Mua, ciao ciao! Ma ora veniamo alla mail di... Oh mamma quanto è lunga, aiuto, te la accorcerò un po'. Solo pacchi 0swag01, che ha una situazione oh my god. Io e Gattino 96 stiamo insieme da 3 anni e conviviamo da un annetto. Ci siamo conosciuti quando ero una ragazza di soli 19 anni, chiusa una situazione familiare difficile, con salute mentale disastrosa e con ancora moltissime cose da scoprire su di me. Gattino 96, 24 anni, mi è sempre stato accanto, anche quando erano molti chilometri a separarci. Qual è il problema? Matteo, è ora di spremere i limoni e giungere al succo della questione. In questi anni sto scoprendo molte cose su di me e ho capito di essere sullo spettro della sessualità. Mi piace fare delle cosacce ed è per me un aspetto fondamentale all'interno della relazione. Tuttavia, non provo attrazione sessuale per nessuno. Non ho mai fantasticato su nessuno, pur magari traendo comunque piacere dalla visione di materiale friccicariello. Ok, ecco, ci siamo capiti. Ho scoperto, magari... Cioè, non lo so, perché non sono esperto della materia, diciamo. Quindi magari ci vorrebbe il parere nei commenti di qualcuno che si identifica nello spettro della sessualità, perché a me, se il tuo problema riguarda questo aspetto, comunque nella relazione con lui, qua ci vuole uno sessuologo o comunque una persona che invece è nella stessa situazione e sa comprendere questa cosa. Però vediamo come si risolve, perché comunque dici che guardi anche materiale furbetto e ti fa piacere, non lo so, però non mi metto le mani avanti dicendo che non conosco, cioè so che cos'è la sessualità naturalmente, però non conosco, però la conosco da quello che ho letto, non provandola, non riconoscendomi nello spettro della sessualità, non so cosa si prova, come funziona la cosa, quindi non so quanto darti consigli utili, ma vediamo. Ho scoperto che per il mio ragazzo invece non è così. Ok, inizialmente cercavo di non vederlo come un problema e anzi mi vergognavo di essere colpita negativamente nel sapere di sue fisse per celebrità sulle quali si tegolinava o fantasticava. Ok, tuttavia era diventato un aspetto sempre più opprimente, quindi io ne ho parlato, spiegandogli anche che soffrendo di disturbi del comportamento alimentare finivo per paragonarmi morbosamente. Ok, abbiamo avuto diverse discussioni in merito, ma sembrava aver capito che mi aveva promesso che avrebbe smesso in quanto non rappresentava un aspetto fondamentale della sua sfera sessuale privata. Ok, dopo un annetto di apparente quiete in merito ho deciso di fare una cosa che lo so non si dovrebbe fare, ma che ho fatto da control freak, quale sono... No! E te pareva, ho controllato il suo cellulare e ho scoperto che invece aveva solo presa in giro. Beh, dipende cosa ha fatto, vediamo. Lo so che probabilmente sembrerà un'esagerazione, ma l'ho vissuta come un vero e proprio tradimento. Finché si tratta di persone che fanno quello di mestiere, la cosa non mi tange. Ma se viene una... Aspetta. Quindi, se non ho capito male, se il tuo ragazzo si spippetta su una pornostar, va bene... Ma se si spippetta su un'attrice famosa perché lo attizza, che non fa la pornostar, non va bene, se non ho capito, perché la pornostar lo fa di lavoro e l'attrice di film normali no. Ok, non è una critica, sto cercando di capire dove mi puoi andare a parare. Mi genera sconforto, come me lo creerebbe se fosse un'amica, collega, eccetera. Inoltre, già in passato, espresso che nel caso fosse stato un aspetto per lui importante,
avrei capito, ma non sarei riuscita ad accettarlo, in quanto è qualcosa che mi causa troppi disagi e che quindi avrei preferito troncare, ok? Questa ultima volta è sembrato aver davvero capito le mie parole, ma sapere che in precedenza già mi avesse mentito, pur essendo consapevole di ferirmi per evitare di perdermi, ha creato molta sfiducia. È complicata la cosa e non mi sento neanche in responsabilità di darti un parere o un consiglio, perché ti posso dire che capisco le tue ansie, le tue paure, la tua profonda insicurezza. Però, dall'altro, se devo essere sincero, fatico anche a capire perché trovi... Cioè, se è una fantasia erotica del tuo ragazzo che comunque è attratto da te, ti ama, eccetera, ma lo attizza, che poi anche quello, il fatto che lui provi desiderio sessuale quei 3 secondi netti per una ragazza famosa, una donna famosa che non incontrerà mai nella sua vita, che se la vedesse dal vivo naturalmente non avrebbe quelle reazioni, però se è un desiderio sul momento, io capisco che magari è difficile anche per il fatto che se tu sei nello spettro della sessualità non è la stessa cosa per te, però cerco di capire, di farti capire più o meno come immagino lui l'abbia vissuta questa cosa. Allora, se un ragazzo si tocca pensando a una ragazza che è famosa e che lo attrae fisicamente, non è la stessa cosa naturalmente del provare una seria attrazione fisica cioè è una fantasia sessuale del momento. Capisco che possa darti fastidio in quanto sua ragazza, perché ci sta, però mi risulta la cosa, cioè un conto è se ti desse fastidio a prescindere, però trovo un po' contorto dal mio punto di vista il non offendersi se lo pensa di una persona che fa quello di lavoro, ma l'offendersi se invece non lo fa, cioè se è una persona comunque famosa ma che non fa quello di mestiere, cioè che sessualizzi quella persona lì. Secondo me lui ti ha detto che non l'avrebbe fatto perché naturalmente ti ama o comunque vuole star con te, però se si tira un seghino quella sera lì, cioè dal suo punto di vista non è una cosa che lima il rapporto. Cioè magari quello che voleva dire è evito di fare, cioè quello che secondo me adesso l'ha resa molto privata questa cosa, ok? Quindi magari prima non si faceva problemi a dirti ah che buona Scarlett Johansson, quando gli hai fatto capire che ti dava fastidio avrà smesso di dirtelo e si è scaricato le foto di Scarlett Johansson in nuda, ok? Immagino che sia andato così e non ti rende più partecipe di questa roba qui. Però obiettivamente già io ragionerei sul fatto che sei andata a controllargli comunque il telefono in primis. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Magari c'è qualche altro problema. Tempo fa inoltre un ragazzo nella sua cerchia di amici aveva proposto loro di organizzare un viaggio per i 30 anni, facendo anche una battuta infelice sul fatto che molte relazioni sarebbero... Haha, non ho capito. Sì, questo è un argomento trashone che viene spesso criticato per le sue uscite infelici. Tuttavia mi ha aperto uno scenario, oh mamma, so che fisicamente non te collinerebbe mai con un'altra, ma nel caso in cui i suoi amici proponessero di andare in un nightclub o posti simili, mi rispetterebbe conoscendo i miei confini o si lascerebbe trasportare? Ma quella è una questione di fiducia, secondo me. Partendo dal presupposto che sono una persona che fatica a fidarsi, credo che nella coppia sia stata quasi completamente lesa. Che fare? Io lo amo ancora e so che anche dall'altra parte è così, ma mi sento tradita e non riesco a fidarmi completamente. Ho provato a sintetizzare il più possibile, bla bla bla, un bacino. Allora, carissima solo pacchi zero swag. Io qua vedo solo pacchi, appunto, infatti già da nome. Allora, cosa devo consigliarti? Allora, è una situazione un po' particolare. Cioè, secondo me, il tuo ragazzo è da come me l'hai raccontato mi sembra uno che comunque ti ama, ti sostiene, ti sta vicino. Secondo me dal suo punto di vista non comprende fino in fondo il fatto che tu se tu gliel'hai messa sul piano del mi sento sminuita se trovi buone le altre ragazze e fai questa cosa qui, magari lui l'ha intesa così, perché devo privarmi di una cosa che mi dà un piacere momentaneo e che non ferisco nessuno nel concreto, lo faccio
Ma se prima condividevo anche questa cosa con la mia ragazza, sapendo che le dà fastidio, non glielo dico più. Cioè, è una cosa che comunque non co per lui non corrisponde a un tradimento. Io capisco che tu sia arrabbiata perché hai comunque scoperto una cosa che pensavi non facesse più. Dal suo punto di vista, secondo me è così. Non credo che si trascinerci bene il fare all'amore con la prima cubista che passa, sinceramente. E se lo facesse, evidentemente è un problema. Ma comunque, e sbaglierebbe. Ma comunque, secondo me, il grosso problema alla base su cui ti farei valutare veramente la cosa, capisco l'amore, ma c'è un grossissimo problema di fiducia su cui secondo me bisogna lavorare, anche parlando insieme a lui e anche con il rischio di essere pedanti. Però lui ti ha promesso questa cosa, ti ha dimostrato che ti ama, ok, dal tuo punto di vista ha sbagliato ad avere le foto delle donnine sul telefono. Che poi io nella mia ingenuità non vedo nulla di male, nel senso non è che si è messo a flirtare con una in chat, si è scaricato delle foto, però capisco che dal tuo punto di vista sia difficile questa cosa da accettare. Però, e poi comunque ci sono tutte le problematiche che hai descritto che posso capire ti creino angosce esistenziali, però il vero problema è, secondo me, parte proprio dal fatto che tu le hai voluto controllare il telefono. Cioè, nel senso, non che hai sbagliato. Cioè, non sto colpevolizzando nessuno. Né tu che gli controlli il telefono, né lui che si scarica comunque le fotine delle donnine, ok? Per i fatti suoi. Cioè, è proprio una questione di ragionamento sul perché gli hai controllato il telefono. Cioè, tu stessa lo dici, è un problema di fiducia, non mi fido di lui. Questo è un problema, però, perché per stare con una persona, anche se tu sai che lui ti ama e non ha colpe, però se non ti fidi di lui è un problema, cioè obiettivamente non puoi vivere una relazione con l'ansia, tanto che sapendo che questo tizio, cioè tu ti fai i pacchi mentali sul fatto che debba uscire con dei suoi amici e uno di questi, tu stessa dici che è un trescione che fa le battute infelici. E se è una cosa condivisa anche dal tuo ragazzo, che questo qua è un po' uno così. Comunque, credi che il tuo ragazzo sia talmente influenzabile da portarsi a letto le cubiste? Cioè, nel senso, io ragionerei più che altro sul grosso problema di fiducia qua e cercherei di trovare una soluzione anche insieme a lui, cioè comunque per capire un po' dove siete. Però mi risulta veramente complesso darti dei consigli pratici, perché è proprio una questione interna tua su cui devi lavorare. E forse in questo senso ti chiederei di riflettere se è un problema solo con lui o se è un problema generico. Cioè, che cosa, o se, non lo so, generico nel senso con le persone in generale. Però più di questo, secondo me, lavorerei prima su quel problema lì, più che cosa fa, cosa non fa lui. Cioè, ed è proprio uno squilibrio di coppia questo, e se non funziona, se non ti fidi comunque di lui, io ci metterei un attimo una riflessione ulteriore su come sta andando questo rapporto. Però qua chiedo l'aiuto ai trescini, alle trescine in ascolto, non è semplice, e ti porterei comunque a pensare sul perché non ti fidi. Lì mi darei delle risposte, cioè perché non è una fiducia che è scattata nel momento in cui lui ti ha tradito, tra virgolette, scaricando le fotine, ma è partito prima questa cosa qua. Ok, che ti reputi una control freak, ma se ti fidi di una persona non invadi i suoi spazi, quindi probabilmente c'è qualcosa alla radice anche. Quindi boh, qua io lascio un po' in sospeso perché per me risulta veramente complesso e chiedo l'aiuto del pubblico. Detto ciò, carissima, sono Pacchi Zero Swag, ti mando un bacione, fammi sapere come va, aspetto tuoi aggiornamenti. Ciao ciao. Ma ora arriviamo all'ultima mail che proviene da Rosolina78. È iniziato tutto quando una festa, dopo anni di interesse nascosto, mi sono baciata con un ragazzo che mi piaceva, che chiameremo Soldatino di Piombo. Lui non vive nella mia città perché fa il militare, un sexy militare mi mancava. La mattina dopo però sono andata via senza salutarlo, perché non sapevo come comportarmi. Non ci siamo più sentiti molto fino a quando alcuni nostri amici mi hanno detto che ha sparlato di me. E gli ho scritto di non farsi più sentire. Ma in che modo ha sparlato di te?
Vengo a sapere che qualche mese fa dopo lui si era fidanzato con Messalina. Sempre i nostri amici, ancora in contatto con lui, mi dissero che era veramente innamorato. La stessa estate lui mi scrisse per scusarsi e vederci per parlare. Spinta dalla rabbia, gli dissi non volerlo vedere. E finì così. Quest'anno, sempre a una festa, mi ero vestita stile Britney Spears per farlo rosicare, adoro. E lui subito mi venne a parlare, eccola. Parlavo per ore, si scusò e lo insultai molto. Negò di aver sparlato di me e sembrava tutto chiarito. La mattina ci siamo salutati normalmente e lui è tornato a fare il suo lavoro. Nei giorni successivi mi ha scritto e siamo usciti ben due volte, nelle quali non mi sembrava mai fosse cambiato nulla. E con molta subdolaggine i miei sentimenti sono riaccesi, ma non so se per lui è lo stesso. Per un mese e mezzo mi ha scritto ogni giorno e adesso mi ha chiesto di uscire di nuovo. Cosa devo fare? Non so se sta ancora con Messalina, ma a me ha detto di essersi lasciato con lei. Le cose a distanza funzionano. Io ci tengo veramente a lui, ma insegnami ad essere subdola, ti prego, è tutto ciò che non mi serve per non affogare nel trash. Allora, carissima, qua è molto semplice la situazione. Allora, io ti direi, sii cauta, comunque, non correre, perché questo ragazzo comunque ti ha fatto un mezzo screzio. Poi lui ti ha detto, magari c'è stato tutto un misunderstanding, perché gli amici suoi ti hanno detto che ha sparlato di te, lui nega, quindi non, cioè, lascerei il beneficio del dubbio. Però comunque, a prescindere, vi siete chiariti. Lui palesemente si è rimangiato le mani, evidentemente ha scoperto che gli piaci, perché uno a cui non piaci non ti scrive ogni giorno. Però, siccome ti ha fatto uno scazzo in passato, ci andrei cauta e coi piedi di piombo. Le cose a distanza funzionano? Dipende. Secondo me dipende da quanto riuscite a bilanciarle. Però, se lui ti piace, scrivigli. Scrivigli tranquillamente. Per stare cauta ti direi, non aspettarti troppo, però approfitta del momento. Nel senso, secondo me dovresti scrivergli quelle volte quanto basta, quando hai voglia di sentirlo, e vedervi se hai voglia di vederlo. Cioè, io mi farei anche un pochino desiderare, perché lui ha bisogno, cioè, lui deve anche riconquistarti, tra virgolette, anche se tu sei già cotta. Dagli la sensazione che deve riconquistarti un pochettino. Cagalo e non cagarlo in altri momenti. Cioè, giochicchia un po', secondo me devi farlo un po' rosolare, però comunque non aspettarti troppo, cioè devi essere cauta, devi essere tu un po' padrona della situazione, soprattutto visto i trascorsi passati. Però, se vi piacete, ma perché no, mamatevi, ma chi se ne frega, distanza, militare, mamatevi e basta, questo è il mio consiglio. Basta, sono pieno, quindi ti mando un bacione, fammi sapere come va. Lui è cotto comunque, è già cotto, si è mangiato le mani. Poi se ti ha detto che Messalina l'ha lasciata, indaga su sta cosa. Però se ti ha detto che l'ha mollata, boh, nel senso, vediamo, speriamo di sì. Detto ciò, ti mando un bacione, fammi sapere come va. Aspetto i tuoi aggiornamenti. Mua, ciao ciao. E ora Torlino, eccoti qui. Sì, ti riporto a nanna. E devo riportare le cose da Chanel. Non rompere, guarda. Siamo esauriti. Quindi detto ciò, io e Torlino vi salutiamo, vi mandiamo un bacio, vi auguriamo di uscire dai rovi del trash amore per addentrarvi nella vallata della subdolaggine. E con questo augurio vi salutiamo, vi mandiamo un grande bacio e vi ricordiamo sempre di essere perennemente...